La speranza è riavere il proprio amato pubblico in presenza. Il desiderio calcare finalmente il parquet del nuovo palazzetto di Gravellona Toce. Il sogno, neppure troppo nascosto, approdare in Serie A. La Paffoni Fulgoro Megna si presenta ai propri sostenitori con alle spalle l'anno difficile della pandemia, che non ha scalfito le ambizioni e la base tecnica costruita nella scorsa stagione. Quello che abbiamo fatto l'anno scorso credo abbia dello straordinario, perché in una stagione complicata, complessa per tanti motivi, noi abbiamo onorato tutti i nostri impegni, da quelli sul campo a quelli fuori dal campo, e abbiamo dato la possibilità di andare molto vicini al sogno che tutti noi desideriamo realizzare e prima o poi speriamo di viverlo in pienezza. Alla conferenza stampa di presentazione presso il resort L'Acqua di Pettenasco, insieme al presidente Don Angelo Nigro e al direttore sportivo Michele Burlotto, Francesca Paffoni ha confermato l'impegno dell'azienda cusiana almeno fino alla prossima stagione, sulla scia dell'appassionata eredità lasciatagli dal papà Ugo, scomparso l'anno scorso. Anche in sua memoria, la rincorsa alla Serie A non sarà un'ossessione, ma un obiettivo possibile, raggiungibile senza snaturare la filosofia del club rosso verde. Assolutamente non è un'ossessione, cerchiamo semplicemente con tanta la nostra ambizione, la nostra voglia, la nostra aspettativa è quella di ritornare a giocare col pubblico. E non vediamo l'ora di avere notizie certe a riguardo. Vogliamo che quando la gente ritorni trovi un qualcosa, non dico di sorprendente, ma sicuramente un qualcosa che possa essere loro gradito e che gli possa fare passare due ore di energia e di spettacolo. E in questo momento la variante che sembra essere diffusa in tutta Europa chiaramente pone a tutti noi grande responsabilità. Il sogno, ma che non è solo un sogno, è di poter avere la nostra gente a tifare la nostra squadra, perché ogni sport, basket compreso, senza il pubblico rimane un qualcosa di asettico, un qualcosa che manca la parte fondamentale e vitale dell'evento. Quindi speriamo veramente che ci possa essere il nostro pubblico, quindi speriamo che anche la campagna vaccinale prosegua e possa portare i giusti risultati. Tutti pronti a riabbracciare il proprio pubblico, dunque. Ma a quando l'esordio nel tanto agognato nuovo palazzetto di Gravellona Toce? Manca poco, è un po' come gli ultimi giri di un giro impegnativo, ma come i nostri amici che ci seguono possono sapere, gli ultimi giri a volte sono i più difficili, c'è tutto l'entusiasmo di vedere la meta, ma a volte occorre andare con i tempi di altri, non solo con quelli che vorrebbero correre, ma anche con i tempi di chi a volte non corre. Ma credo, ripeto, non siamo lontani, questo posso dirlo, però, ripeto, vivendo in un paese dove la burocrazia a volte supera l'entusiasmo, non me la sento di dare neanche un'indicazione temporale.